Allora mi vedo costretto a esprimere il mio parere su sta pizza col pata negra e la mette fuori a 60 euro. Bufera di commenti, il costo, il prezzo, quanto deve costare una pizza. Non è questo il punto. Il punto è che una pizza col pata negra non si fa. Non è che se un cibo costa tanto lo posso sbattere dappertutto. Questa pizza è l'apoteosi della burinata. Piuttosto la dice lunga sul pubblico a cui si rivolge Briatore. Degli zanza ossessionati dal far vedere che non sono poveri e che possono comprare una pizza da 60 euro. Ma cos'è? Vuoi fare il ricco con 60 euro? Manco il pieno alla Panda oggi fai con 60 euro. Invece fai la figura del cafone. Perché se sapessi davvero che cos'è il pata negra, l'ultima cosa che ti verrebbe da fare è metterlo sulla pizza. Amon iberico pata negra, beiota, etichetta nera, una storia millenaria che ti impone di gustarlo con rispetto, a temperatura giusta, apprezzandone il grasso con quel tenue sapore di ghianda, aromi delicatissimi. E tu me lo butti sulla pizza. Guarda, ho un suggerimento, mettigli anche un po' di beluga. Guarda, sono 40 euro, gran figura. Però prima vai su Wikipedia a cercare beluga. Così è.